internet, il giornalismo puro temo che non esista. No, ma soprattutto, guardi, ma anche televisione, adesso che con Netflix, per esempio Sky, le serie sono diventate la letteratura di oggi, la nuova letteratura. Certo. La nuova letteratura contiene messaggi pubblicitari all'interno del racconto, cioè come protagonista del racconto, per cui la distinzione tra la scrittura e il messaggio pubblicitario praticamente non sono, cioè, infatti si risolve dicendo dentro ci sono messaggi pubblicitari, voi chi è bravo a capirlo lo capisca, ma ci sono. Oh, però in questo le normative ci sarebbero, perché invece proprio quel dentro c'è un messaggio, risponde a una normativa. Allora sì, lì il tema della trasparenza, perché è importante, ed è corretto che la fotografia è esattamente quella che fa. Questa è la verità. La verità. Però perché noi quando ascoltiamo una persona di fiducia, le nostre, chiamiamo, le difese critiche, in qualche modo si abbassano, nel senso ci fidiamo, quando vediamo la pubblicità non ci fidiamo. Questo è, ormai ripeto, sto dicendo cose vecchie di no, però scusi, questo meccanismo. Le voglio fare un esempio concreto, semplicissimo, diretto, che mi riguarda. Io ho fatto 20 anni fa gli spot pubblicitari per la campagna elettorale alle europee di Craxi. Ok, proprio con la mia faccia, dicendo, era uno spot del Partito Socialista. Gli spot pubblicitari indiretti fatti tutti i giorni da Vespa su Porta a Porta per la Democrazia Cristiana, come li mettiamo sul peso? Quali sono veri? No, quali sono no? No, perché senza criticare, ma voglio dire, la pubblicità diretta e indiretta. Ecco, come la distingui? Come la giudichi? Come la valuti? No, è corretto. Però diciamo, una persona di cultura media capisce che magari una trasmissione televisiva è artefatta. Una persona di livello culturale non così eccelso non lo capisce. Quando i nostri figli, i miei figli, ancora c'è il piccolo, ma appena crescerà, dicono la verità è legata alla popolarità. Per loro il mi piace vuol dire che è vero, tu hai 1000 mi piace, quello che dice quello che a me ne piace è vero, non si pongono il problema se davvero è vero o non è vero, mentre io magari ce ne ho 3, non lo ascoltiamo. Allora questa dinamica è una dinamica dove il tema della distinzione tra ciò che è vero e ciò che è falso, e quindi la cosiddetta trasparenza, perché la trasparenza dovrebbe essere, questa è pubblicità, sostanzialmente dietro un committente, perché il tema di fondo è che c'è un committente, non è detto che paga soldi, può pagare in tante forme diverse. Quando invece il giornalismo è libero, perché non c'è un committente, sì c'è lo stipendio, ma non è quello che ti fa fare quella notizia per, allora dall'altra parte c'è maggiore fiducia, ci dovrebbe essere, nei social e in generale in rete, questo è difficilissimo da riuscire a distinguere. Ma è difficile sempre. Le news, io davvero quando ormai ci sono quei banner, dove piccolo piccolo c'è scritto se è un advertising o non c'è, io ormai tutti i giornali. Cioè, così sempre, le dico una cosa, io nel 1990, sa, la prima puntata del mix del 1990, io mi sono posto questo problema facendo una puntata speciale sulla monarchia repubblica. Monarchia o repubblica? Chi ha vinto? Cosa ho fatto? Ho mescolato il vero e il falso per raccontare il vero segno. Cioè, ho preso dei testimoni veri di allora, che erano Zatterini, cioè persone che hanno partecipato, e mi sono inventato, come escamotage narrativo, l'incontro, la confessione di un giudice, il giudice Sansovino, che era uno dei 5 giudici che aveva truccato le elezioni. Il patto fra i 5 giudici era che quando morivano 4 e restava uno solo, si avrebbe detto la verità. Allora, partendo da questa sceneggiata cinematografica, in cui questo attore recitava la parte di Sansovino e diceva sì, abbiamo truccato 1 milione di schede per far vincere la democrazia.
A questo gli metti subito vicino il giudizio del segretario di Togliatti, che allora era capo, era ministro degli interni, no, giustizia. No, non del ministro di Grazia e Giustizia, il quale segretario dice, primissimo piano, dice: Togliatti mi ha detto, la democrazia ha vinto, ma è stato un parto che ha avuto bisogno del forcep. Allora, se metti sullo stesso, uno è Monti, finto che ti dice abbiamo truccato 1 milione di voti, è vero che ti dice Togliatti mi ha detto che ci vuole il forcep, cioè, forse dicevano la stessa cosa, cioè il vero sì, il vero e il falso fanno il verosimile. Certo. Un verosimile che è talmente verosimile che comincia. E se tu monti 10 situazioni così a contrasto tra una cosa vera e una cosa falsa, ma che insieme fanno bene, tu ti rendi conto che la mistificazione possibile è infinita, cioè che non c'è la trasparenza, perché siamo partiti dalla trasparenza. La trasparenza, lei fa la radio. Io faccio la radio, alla radio gli faccio dire quello che voglio chiunque, no, ma chiunque gli faccio dire, quando dice intercettazioni telefoniche allo champagne, mi scappa da ridere, perché voglio dire, veramente gli fai dire quello che vuoi, soprattutto alla radio, soprattutto con le intercettazioni. Secondo me le intercettazioni sono tutte false, perché è talmente facile la manipolazione, ed è talmente difficile scoprire la manipolazione dell'audio, il video ci dà un po' più sempre, un po' più difficile, che uno dice, è un temone gigantesco che riguarda la vita di tutti noi, ed è curioso, Lisa, è curioso che questo tema affascina noi, ma i ragazzi lo affascina molto meno. Ma perché, cioè, non sono ancora nella vita. Io ho l'impressione che gli scorre addosso. Sì, e poi gli scorre addosso. No, forse, chi è nato questo? Perché oramai sono abituato. Cioè, oramai sono tutto falso. Quindi non esiste. Cioè, ma poi anche perché quello che problema. Accennava all'inizio. Cioè, è una battaglia che facciamo noi, ma non sono convinto che i ventenni. Va bene, vediamo cosa viene fuori. Secondo me c'è anche un problema culturale, un po' accennava il Garante quando parlava del pensiero unico, cioè del fatto che tutto quello che abbiamo raccontato oggi, citato oggi, cosa porta come ultima conseguenza, un conformismo generale. E la mia impressione, però questa è la mia impressione, è che spesso, diciamo, nei giovani, tra virgolette, quello che noi chiamiamo conformismo è un dato positivo, cioè si vuole essere simili, e che è poi legato anche al tema della popolarità. Però generazionalmente quello è sempre capitalismo. Però ci sono state anche in cui la adesso c'è uno strumento, adesso lo strumento che crea il conformismo è più potente, e quindi è più diffuso, capito? No? Perché è più potente, prima c'è la bar, dice al bar si vesto così, allora anch'io mi vesto così perché vado in quel bar e devo essere uno di loro. Ah, e invece se è la rete, naturalmente incide infinitamente di più su un numero di persone molto maggiore. C'è qualcuno che vuole fare una domanda? Io, a proposito di conformismo, mi sembra interessante affrontare anche l'altra faccia della medaglia rispetto a quello di cui abbiamo parlato oggi. Infatti parliamo della censura dell'utente da parte del social, però un tema altrettanto importante è anche la censura del social da parte dello Stato. È un fenomeno che va avanti alla primavera araba del 2010, d'altronde. Nel 2020 sono stati censurati 93 siti da parte di 21 stati, parlo di India, parlo di Cina, parliamo anche di Russia, perché quando che la Russia tendenzialmente oscuri social nel periodo antecedente alla campagna elettorale, può anche pensare su come i social influenzino anche il pensiero e quindi i processi democratici. Mi pare che però la circostanza che i social dipendano dalla rete e che quindi vi sia una possibilità di intervenire dall'esterno sulla rete faccia uscire un po' ridimensionato questo strapotere del social. Nel senso che gli stati in fondo possono dall'esterno controllare il social stesso,
E a questo punto mi chiedo, una democrazia che sia realmente forte, realmente rappresentativa, ma realmente comunque autorevole, come deve intervenire in questo sistema? Come si colloca? Cosa può fare sul piano naturalmente etico, sul piano giuridico, sul piano sociologico, ma a questo punto anche antropologico? Ma mi sembra una domanda chiara, perché è la risposta violenta, ma precisa, al discorso del come fare a gestire la rete. Cioè il fatto che lo Stato, quando stiamo parlando, no, di regolamentazione, di come fare a regolamentare, lo Stato possa oscurare i siti, quindi oscurare la rete, in qualche modo bilancia un pochino il potere della rete. Poi è uno Stato democratico, è uno Stato autoritario, andiamo a vedere la legittimità di quello Stato, è ancora un altro discorso, però oggettivamente come possibilità certamente è una cosa che, dico una bestemmia, dà speranza, perché se in qualche modo lo Stato può, come capita, può intervenire e censurare la rete, da una parte naturalmente ci sono tutte le ragioni ovvie del perché è una cosa che non va bene, ma dall'altra parte ti dice anche che c'è un modo in cui lo Stato si può difendere, cioè può, interpretando, se è uno Stato democratico, interpretando la volontà della maggioranza del popolo e delle persone, far valere una posizione opposta. Naturalmente, per ora l'uso invece è sempre nell'altro senso, è nel senso di bloccare la manifestazione invece della libertà intesa come veramente libertà e autonomia. Pensiamo a Hong Kong, pensiamo no, non solo, ma pensiamo alla Russia, pensiamo a tanti posti dove della rete è stata bloccata per ragioni politiche, certo non democratiche. Però diciamo, dal punto di vista teorico puro del giurista, uno dice, insomma, lo strumentino c'è. Sì. C'è, nel senso che la politica può utilizzare la tecnologia, esatto. Questo è il senso, dopodiché sì. La può utilizzare bene o male, nel quello, caso quello vale per qualunque cosa la utilizza male, nel caso in cui invece, torniamo al discorso di prima, andasse a perseguire dove invece è giusto bloccare degli account, è bene che lo faccia, e lo fa filtrato appunto dalle authorities, perché le authorities hanno proprio questa in qualche modo ambivalenza, no? Un po' hanno un sostrato pubblicistico politico e di visione, l'altro è proprio giurisdizione, e quindi hanno proprio le capacità, le sensibilità per fare in modo che non finisca nelle mani del magistrato che taglia con l'accetta, né nelle mani della politica che poi diventa discrezionale se non arbitraria, né nelle mani del privato che fa come vuole, o nelle mani del privato, proprio per non mandare nel privato entrano le autorità. Quindi questo è un tema molto importante. Grazie di questa domanda, perché noi l'abbiamo sempre visto. Pasquale, tu hai da dire, immagino, qualcosa? Non ti sentiamo. Grazie, grazie. Ci hai onorato della tua presenza. C'era una domanda ancora? C'era una domanda della professoressa Astone. Ah, Maria Astone, come no? Maria Astone è la presidente del Corecom Sicilia, quindi è esattamente l'autorità per le comunicazioni della regione Sicilia. Ciao Maria, ben trovata, è una collega tra l'altro. Lo scuramento penitenziario.
levato il... Si è perso l'audio. Penso che sia stato erroneamente disattivato, professoressa. Professoressa, forse ha erroneamente disattivato l'audio. Si è bloccato. Professoressa, temo che abbia erroneamente disattivato l'audio nel discutere. Non ti sentiamo, Maria. Non la sentiamo. La faccia allegra, no? Ecco, ora ti sentiamo di nuovo. Sentiamo. Aspettano che ci siano delle leggi ordinarie che gli danno i poteri specifici nei vari settori. In un caso i poteri se li sono presi anche se non c'era il diritto d'autore. È arrivato fino alla Corte Costituzionale e alla fine sono riusciti alla Corte Costituzionale ad avere ragione. E negli altri casi scottati evidentemente da quella vicenda che è durata 10 anni, adesso sono molto più prudenti e quindi o c'è una legge espressa del Parlamento che gli dà la competenza specifica in quel settore, oppure dicono non ci fermiamo. Li comprendo perché c'è stato quel precedente, però non ci sono altre autorità, cioè o lo fa l'autorità per le garanzie e comunicazioni, che poi è il vecchio garante per l'editoria, ma è interessante capire che era il garante per l'editoria. E tra l'altro è un'autorità che ha i presidi territoriali, perché Maria Stone personifica l'autorità sul territorio siciliano che fa nel suo territorio la tutela piena, la tutela degli utenti. Cioè se a me una compagnia telefonica mi ruba i soldi, si va al Caorego e gli si chiede di dirimere quella controversia, quindi non è una cosa indifferente. Grazie del suo intervento. Dunque, il tempo sarebbe finito, non so se qualcun altro vuole fare una domanda, altrimenti direi che possiamo concludere questa chiacchierata che è stata molto interessante, che ha dato molti spunti. Sì, così abbiamo ancora il tempo di bere un caffè, ci abbiamo fatto c'è il coprifuoco. Esattamente. Va bene, grazie a voi, grazie a tutti noi, grazie a voi che avete ascoltato anche l'internet.